centro di recupero. Ecco, un tempo che mette a rischio anche i nostri amici a quattro zampe, ospiti di rifugi in zone d'Italia colpite da sisma e maltempo. E proprio oggi da Parma comincia la nostra iniziativa di raccolta di cibo per gli animali meno fortunati del centro e del sud Italia, che tra terremoto, gelo, neve fanno davvero fatica. Elsa e Olaf, anche due cuccioli come testimonial d'eccezione di un'iniziativa fortemente voluta dall'ex ministro Michela Vittoria Brambilla, una raccolta alimentare per i cani e i gatti che si trovano nei rifugi colpiti dal terremoto e dal maltempo delle ultime settimane. Questi due cani di 3 mesi sono stati trovati allo stremo delle forze in mezzo alla neve in provincia di Campobasso, ma sono tantissimi i cani e i gatti, soprattutto al sud, che non sono sopravvissuti nei canili sommersi dalla neve. Altri si sono salvati solo grazie alla generosità e all'impegno dei volontari che hanno spalato neve, donato cibo e portato loro cucce e coperte. Ora, acquistando scatolette e crocchette, potremo dare anche noi un contributo. L'iniziativa, in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente, rientra nel progetto Animal Friendly, che si batte anche per consentire il libero accesso nei punti vendita aderenti ai clienti con animali domestici al seguito. I nostri piccoli amici potranno entrare con i loro proprietari, avranno carrelli a disposizione e addirittura una borsa dedicata dove possono stare anche più comodi.